Salve 3D Artist e bentornati! In realtà oggi però non parleremo di 3D, bensì di 2D, perché da poco è uscita la nuova versione di Inkscape, ossia la 1.2. E Inkscape infatti è, come Illustrator, un software per l'illustrazione e la grafica vettoriale. Per chi non lo sapesse, a differenza di quella raster che utilizza i pixel, la grafica vettoriale usa espressioni matematiche per il tracciamento di linee, riempimenti, sfumature e così via. Questo comporta quindi che l'immagine realizzata non è vincolata ad una risoluzione, ma può essere zoomata, rimpicciolita o ingrandita senza perdita di definizione o di informazione. Ok, quindi oggi in questo video daremo un po' un'occhiata a quelle che fra le novità di questa versione di Inkscape sono le feature, diciamo, più importanti o rilevanti. E io direi di partire dal tool che adesso, come in Illustrator, ci permette di creare e lavorare contemporaneamente su più pagine all'interno dello stesso progetto. E questo è molto utile per creare magari delle presentazioni, oppure che ne so, lavorare a più versioni di una stessa illustrazione tenendo d'occhio così anche le altre, o ancora impaginare meglio il nostro progetto che potrebbero benissimo essere delle brochure o delle istruzioni per un lavoro e così via. Infatti, come possiamo vedere, basta andare in fondo alla barra degli strumenti di default che si trova qui a sinistra per trovare il comando che ci permette di creare ed editare le pagine all'interno del nostro documento. E da qui, una volta selezionato il formato, possiamo andare a cliccare su questa icona per andare a creare nuove pagine. Oppure anche semplicemente cliccare e trascinare all'interno del documento per creare una pagina con dimensioni prese ad occhio. Che poi in realtà queste dimensioni verranno scritte all'interno di questo menu sotto la voce Custom. Andando avanti fra le novità, possiamo vedere un notevole potenziamento per quanto riguarda l'effetto tiling, tanto che addirittura gli sviluppatori adesso lo definiscono sotto steroidi. Per poter sfruttare questo miglioramento, la prima cosa da fare è andare in Edit, Preferences, e all'interno di Behavior andare in Live Path Effects e assicurarsi di aver spuntato Advanced Tiling Option. Dopodiché andiamo in Path e andiamo ad aprire il menu Path Effects. Adesso, dopo aver selezionato l'oggetto che vogliamo duplicare, andiamo di nuovo all'interno del menu Path Effects e clicchiamo su questo più per aggiungere un nuovo effetto e ovviamente andiamo a pescare l'effetto tiling. Adesso, come possiamo vedere, sono state attivate un sacco di opzioni per poter andare a modificare il nostro filtro. E oltre ai comandi base che ci permettono di aumentare o diminuire la quantità di elementi per riga e per colonna, abbiamo adesso delle opzioni in più che ci permettono di randomizzare le proprietà degli elementi della griglia, quali posizione, dimensioni e rotazione. Inoltre poi, come possiamo vedere, l'intero gruppo può essere considerato come unico oggetto, quindi può essere modificato tramite i classici manipolatori. Andando avanti, un'altra importantissima feature che è stata aggiunta a questa nuova versione di Inkscape sono senza dubbio gli snap, ossia i punti di ancoraggio. Infatti, se io adesso cercassi di allineare questo quadrato a quest'altro, farei una fatica assurda, ma se io vado ad attivare gli snap, allineare o ad appiccicare queste due figure diventa estremamente semplice. Un altro piccolo, grande e apprezzatissimo miglioramento è sicuramente quello relativo all'editor dei gradienti, anche se purtroppo però non arriva ancora alla potenza di quello che è l'avversario Illustrator, che offre ancora per il momento molte più possibilità e molti più vantaggi, almeno per quanto riguarda alcune funzioni. Per poter accedere all'editor dei gradienti bisogna innanzitutto accedere al menu per la regolazione dei colori e, una volta selezionata la figura che ci interessa, basta andare a cliccare su Fill o Stroke qui in basso a sinistra per aprire il menu in questione. Da qui adesso sarà appunto possibile cambiare la tipologia di colorazione, che di default è impostata su flat color, quindi tinta unita, mentre quelli che interessano a noi sono ovviamente gradiente lineare e gradiente radiale. Una volta quindi attivata la modalità, come possiamo vedere abbiamo la classica barra di regolazione del gradiente, abbiamo gli slider Hue, Saturation, Luminance e Alpha per la regolazione dei colori e inoltre possiamo anche accedere alla Color Wheel. Possiamo poi andare a selezionare i vari stop o marker per poterli andare a modificare, a modificarne i colori, e possiamo poi andarne ad aggiungere altri o a eliminarli tramite i pulsanti più e meno qui in basso a sinistra. Per
quanto riguarda la regolazione dei colori, oltre che a poterlo fare con la classica barra, è possibile andare ad utilizzare anche questo strumento, crea e edita gradienti, per poter gestire appunto il gradiente direttamente all'interno dell'area di lavoro. Un'altra nuova funzione poi molto carina che riguarda appunto il gradiente è la ripetizione, che possiamo andare ad impostare qui in alto a destra, e possiamo impostarla su None, quindi nessuna ripetizione, diretta e riflessa. Una cosa che però purtroppo mi urta tantissimo è il fatto che non si possa ancora modificare l'ordine dei singoli stop in nessun modo. E io spero che questa cosa venga sistemata in un qualche aggiornamento più avanti. Un altro aggiornamento sostanziale è sicuramente quello relativo alla palette dei colori, infatti adesso si ha accesso a molte più opzioni per poterla modificare e personalizzare. Infatti, cliccando su questa icona qui a destra, avremo accesso a un menu con altre palette, quindi altri colori. Inoltre, cliccando su Configura, potremo andarne a modificare l'aspetto. Infatti, con Tile Size potremo andarne a modificare le dimensioni, Aspect il rapporto, Border la distanza fra un colore e l'altro, e con Rose la quantità di file fino a un massimo di 5. Purtroppo, oltre a queste belle novità, Inkscape si porta dietro ancora un po' di bug e di problemi, soprattutto per quanto riguarda le performance. Infatti, se lo usate già da un po', avrete notato che quando il progetto inizia ad essere anche solo un po' più pesante, Inkscape inizia a laggare pesantemente. Diciamo che il sistema operativo dove si registra un piccolo miglioramento delle prestazioni è Linux, abbiamo poi in mezzo Windows e infine, purtroppo, dove si registrano le prestazioni peggiori è il Mac. Speriamo quindi che questa cosa venga risolta il prima possibile nelle nuove versioni, anche perché il software sta avanzando molto velocemente e se rimane indietro su cose basilari come le prestazioni, direi che è proprio un bello spreco. Le novità che vi ho mostrato in questo video sono solo alcune di quelle rilasciate in questa versione di Inkscape, quelle che secondo me, diciamo, erano un po' più importanti, tra virgolette. Io però, come al solito, ovviamente metterò il link alla pagina delle release notes dove potete andarvele a spulciare tutte con calma. Ovviamente metterò anche il link per scaricare il software, che ricordo essere open source e quindi gratuito. Io direi che possiamo terminare qui il video, che spero come al solito vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato utile. Inoltre mi scuso per aver fatto uscire il video, diciamo, un po' in ritardo, ma purtroppo, come avrete potuto notare dal cambiamento della mia voce, mi sono beccato il Covid e per qualche giorno sono stato col mal di gola e senza voce, quindi impossibilitato a registrare. E niente, io vi saluto, ci vediamo alla prossima e buon 3D!